Caravana Salvacibo nasce il 6 di aprile 2020, in pieno primo lockdown. Nasce dall'esigenza di supportare le fasce più deboli della popolazione della città di Torino, dopo che il mercato di Porta Palazzo era stato chiuso per via della crisi sanitaria. Oh, sono molto contento di essere qui. Sì? Qua. Ah, boh. Presidente, sono Omar Fofana e collaboro con Eco dalle Città. L'associazione Eco dalle Città attiva in campo ambientale da più di 15 anni e nello specifico sul tema del recupero del cibo è attiva da più di 6 anni. E adesso facciamo il primo giro al mercato e vediamo che cosa consegniamo. Esatto, noi raccolpiamo le cose che possono essere commestibili, quindi quello che non possono essere commestibili lo buttiamo, facciamo come si dice, differenziato. Lo buttiamo e l'umido mettiamo a parte, anche carta pura mettiamo a parte. A Torino copriamo 5 mercati attraverso il progetto Repop. E inoltre abbiamo dei progetti di recupero del pane, delle eccedenze del pane, sia nella circoscrizione 7 che qui nella circoscrizione 4, dove abbiamo attivo un progetto che si chiama appunto Campidoglio Salva Cibo, ed è il motivo per cui siamo qui oggi. Grazie alla collaborazione del CAT e a tutti i grossisti che lavorano all'interno della struttura siamo riusciti a recuperare fino ad ora quasi 200 tonnellate. Battaglio è sicuramente uno dei grossisti che ci ha aiutato di più in questo periodo. Il progetto Campidoglio Salvacibo e le carovane e il recupero nei mercati di Campidoglio e di Milano è reso possibile grazie all'8x1000 dei Valdesi e dell'Unione Buddista, e in particolare invece questa iniziativa anche che stiamo organizzando oggi, per cui di cucinare le eccedenze per poi portarle ai dormitori della cooperativa Strana Idea, rientra in un bando della circoscrizione 4. Ti spiego una cosa, prima sempre il sale, che se metti l'olio gli crei una, come si dice, diventa idrorepellente, non assorbe più i odori e i sapori. Quindi prima sempre sale, le spezie, poi olio. Io sono Eloy Mason, collaboro con Eco delle Città sul territorio di Borgo Campidoglio. Faccio parte dell'associazione Le Petit Madeleine e ci è stato chiesto, insieme ai cuochi del circolo Gramsci, di ideare una ricetta che poi verrà consegnata appunto alla cooperativa Strana Idea. La particolarità di questo progetto è che recuperiamo cibo che è in eccedenza dei mercati e lo rigeneriamo e lo cuciniamo con l'aggiunta dei nostri ingredienti. Qui all'associazione abbiamo gli ingredienti sardi di presi di slow food o comunque di piccole aziende, e cerchiamo di completare quindi il pasto per renderlo completo sia da un punto di vista nutrizionale che organolettico. Noi abbiamo accettato da subito perché la nostra associazione si occupa di cultura enogastronomica e anche perché appoggiamo in pieno un po' l'idea che sta dietro Eco dalle Città, che l'idea che il recupero alimentare, il recupero delle eccedenze non sia soltanto un atto solidale verso chi in questo momento può avere anche un bisogno, ma sia prima di tutto un'operazione, un'azione ambientale che poi diventa anche solidale. Per il Capodanno abbiamo deciso di preparare delle ricette, due ricette in particolare, da donare ai dormitori gestiti dalla cooperativa Strana Idea. Sarà quindi una cena, diciamo, sociale, ma non solo, sarà un modo per recuperare le nostre vecchie tradizioni di cucina popolare, quindi andremo a fare
in particolar modo una ricetta a me molto cara che si chiama il mazzamurru, ed è una ricetta sarda di recupero di pane raffermo. In questo caso andremo a completarla con del carasau per renderlo un po' più festivo e utilizzeremo le verdure che abbiamo recuperato al mercato. Allora, dopo aver tagliato il broccolo, il cavolfiore e il cavolo romano, lo andiamo a sbollentare con un po' di acqua calda e sale. E poi lo andremo a saltare in padella con dell'aglio per fare poi la lasagnetta con il pane di recupero, sempre delle eccedenze alimentari della carovana. Purtroppo capita anche di avere verdure non di stagione, questo è uno dei mali della nostra società, ma noi ci mettiamo comunque il cuore per rendere lo stesso il cibo il più gustoso possibile, quindi abbiamo messo del pecorino, sardo ovviamente, abbiamo fatto un buon brodo e continueremo poi ad aggiungere altri ingredienti man mano che la preparazione proseguirà. È un po' laboriosa, però abbiamo chi ci aiuta. Abbiamo dei ragazzi sempre del progetto Salva Cibo che sono con me in cucina. Ci sono diverse associazioni che collaborano per rendere questo progetto il più compiuto possibile, quindi non solo noi come associazione Gramsci, ma come tutto il Borgo Campidoglio, di cui noi siamo un presidio costante. Ci piace andare oltre e portare la nostra solidarietà ad altre parti.